sarebbe importante che dall'under 14, con le dovute precauzioni, senza mettere pressione ai ragazzi, tu incominciassi a determinare qualche profilo, nel senso è normale che già in under 14 magari potrebbe esserci qualcuno che è più predisposto o no, ovvio se sia capace di farlo, di essere in grado di leggerlo, ad un ruolo piuttosto che un altro. Ovviamente in under 16 c'è un po' incomincia ad esserci più specializzazione e è più facile individuare questa roba qua. Però magari delle linee guida 14-16 potresti tirarle fuori. E quindi piuttosto che arrivare in under 18 e dire cavolo non ho un numero 9, cavolo non ho un numero 10, cavolo non ho un estremo per la prima squadra, sto parlando così, e sarebbe stato meglio magari nei 6 anni prima andare a magari senza mettere pressione al ragazzo, ribadisco, però magari avere una cura in più nel dire ok, questo ragazzo potrebbe, facciamoci attenzione. Una cosa che secondo me andrebbe fatta e andrebbe imposta a tutti i club è la famosa carta d'identità dell'atleta, no? Cioè tu entri in club a 8 anni, perfetto, e io che sono il tuo datore di lavoro, cioè quello che ti dice a te allenatore under 8, tu sei nominato allenatore under 8, educatore under 8, scusami, mi fai un profilo di tutti i tuoi ragazzi che hai visto quest'anno, proprio base, Come fa oltre all'anagrafica. le maestre fanno Peso, così. altezza, chiaro che la progressione dei dati specifici sulla parte atletica, per esempio, aumenta, cresce dell'età. Però, per esempio, ci sono dei parametri che puoi seguire, che sono quelli sul passaggio, e faccio un esempio, dai, parti da un sistema a semaforo, rosso, verde, giallo, ok? Ti fissi tu dei tuoi KPIs per traccare e monitorare, cioè, tutta la parte di crescita di quel profilo, e parti da un sistema semaforo fino ad arrivare a ABCD, da 1 a 10, perché entri sempre più nel dettaglio di ogni singola skills che vuoi sviluppare, no? Questo dovrebbe essere fondamentale, perché se tu passi, cioè l'under 8 fa 2 anni, faccio un esempio, ok, perfetto, il tuo allenatore, se rimane per i 2 anni, cosa che tendenzialmente sarebbe ideale, segue quel ragazzo per 2 anni. Poi passa la pratica, cioè la tua carriera, a quell'altro. Tu hai 8, 10, 12, 14, 16. Una delle cose che secondo me sono aberranti è l'allenatore che prende i ragazzi dall'under 8 e se li porta fino all'under 18. Ma è una cosa mia personale, perché i ragazzi non hanno il confronto con altri profili, e l'adattamento a un allenatore, quindi a 8, 10, 12, 14, 16, 18, a 6 allenatori e relativi staff nel percorso di crescita, è fondamentale per farli diventare giocatori maturi. È una Questo skills, no? assolutamente sì. E purtroppo non tanti lo riconoscono questo in Italia. Però dico, immaginatelo, 2 anni, passo il mio profilo Sì, profilo. all'allenatore, quello lo segue, aggiorna, quindi tu hai, alla fine degli 8-10 anni, ogni club, ogni presidente si trova 400-600 profili con 10 schede per ogni profilo, e lì il direttore tecnico, insieme a quello sportivo, cavolo, si rendono conto in programmazione chi arriva, chi non arriva, vanno a vedere qual è quello che è segnalato come di interesse maggiore, chi ha problematiche e chi no. E tutta la parte di supporto tecnico la organizzi così, perché se ti arriva un giocatore che dimostra che in 6 anni non è cresciuto col passaggio a destra, sto sparando a caso, bene, lo organizzi in una stagione che ogni settimana fa mezz'ora con lo skills coach per il passaggio a destra. Cioè, no, non ne scappi. Se organizzi la vita della tua filiera così, è chiaro che tu, se lavori per 8 anni in questo modo, avrai in seniores giocatori che tu hai costruito, quindi sono quelli che rispecchiano la tua filosofia. E allora diventa virtuoso, perché inserisci magari in quel setup di
30-40 giocatori che ti escono tutti gli anni, quindi diventano di signori in una squadra, uno, due stranieri di vera qualità e esperienza, perché puoi pagarli di più, ne prendi due, certo, basta. Ovvio. E hai 13 giocatori tuoi, più la panchina tua. Diventa un cioè diventerebbe, se tutti quanti lo facessero, un modo per alzare tantissimo il livello, soprattutto con, io purtroppo sono un apprezzatore del sistema accademie, mi spiace ragazzi, ma che è gestito magari non al meglio, che può essere sicuramente migliorato, ma tutta la vita, però ci deve essere. E con il ritorno dei ragazzi che escono dall'accademia, che in questo momento magari non è al top, cioè al massimo valorizzato, ma con il ritorno di questi tu avresti una generazione ogni anno, una generazione di giocatori di alto livello che limitano gli arrivi di giocatori mediocri da fuori, che rubano, tra virgolette, rubano, impegnano risorse ai club che sono buttati via perché non sono investimenti, e invece ti troveresti nel giro di 8-10 anni un vero movimento di qualità. Assolutamente sì. Con tutta la parte che ricade poi sulla parte di coaching staff, di come li formi, di come li prepari,